contributo che viene dalle diapositive successive. Allora, chi vuole già seguire questa presentazione via web va sul mio sito fusillo-francesco.it convegni, alla voce convegni trova questa presentazione, perché non è una presentazione, in realtà è un micro testo digitale, perché tutte le risorse che io vado a raccontare sono corredate di collegamenti per scaricarle, video guida per scaricarle, supporti, quindi io ho 77 diapositive, non ve le faccio vedere perché se no non fate neanche il pranzo, però tutte queste cose sono delle risorse libere di qualità e selezionate che possono essere molto utili, uno per la qualità, per il risparmio e per il fatto che vengano le attività didattiche dalla scuola alla casa. E poi c'è una sezione che qui ci siano i rappresentanti dei click e di tanti CTS, e adesso vorrei far aprire al sistema che abbiamo. Io no, perché non sono un progettista informatico, un programmatore, però dopo ve la faccio vedere qua. A proposito, io sto usando Sodi Linux, quella cosa che parlava Lucia è questa roba qua. Ecco qua, questo è Sodi Linux, oggi come vedete questo è il menu, l'usabilità l'abbiamo fatta sulla nostra pelle, questi sono i software con le varie destinazioni d'uso. E questa io uso solo Sodi Linux, non ha confronti con gli altri sistemi operativi, è un po' come avere, è come avere un Mac. Adesso lo mettiamo un po' più grande. C'è un po' di filosofia, ecco qua. Questa mi preme. Perché c'è anche grazie al fatto che la dottoressa Foda e io si è che si carica. Allora, non legge perché c'è bisogno di una rete potente, funzionante, lo leggete lo stesso. No, non lo sto facendo leggere perché ci vuole una connessione di rete molto prestante. E il feedback non è dato dal PC ma è dato dal... allora ve la leggo dalla presentazione. Allora dice questo, oggi sono qui, farò vedere tanti programmi liberi per bambini in difficoltà. Immaginate quanti progetti possiamo fare e quanti soldi risparmiare per acquistare nuovi ausili. Prima di tutto voglio ringraziare il MIUR per essere qui, perché se ci ha dato questo spazio vuol dire che crede in questi progetti. E voglio ringraziare anche tanti CTS che qui mi conoscete in tanti proprio per questo, perché se e tanti colleghi che hanno lavorato per formare e investire nei programmi liberi per bambini in difficoltà. Voglio anche ringraziare molto l'ITD che ha creduto in questa cosa, Lucia Ferlino e Giovanni Caluso, che ha da tanti anni aiutato i CTS con ricerca, formazione, sviluppo e il lavoro per i programmi liberi e Sodi Linux, che è il crogiolo dal quale sono nate tante soluzioni, che non sono più Sodi Linux, sono diventate altre cose. È stato richiamato più volte la Costituzione, la richiamo anch'io, con molta umiltà, ma spesso nella didattica il software libero è quello che si avvicina di più a queste condizioni, per l'economicità, per la possibilità di essere utilizzato. Addirittura ci ho messo un'immagine, questa è l'inclusione, no? Bambino venuto dalla campagna, i montanari che studiano, questa è l'immagine di Don Milani al tavolo. Ecco, io vorrei vedere una scuola così, dove nessuno è escluso, sia quello che deve fare il diploma per le superiori e quell'altro che deve solo imparare a leggere e scrivere.
Questa è una provocazione, ragazzi, perché gli insegnanti di sostegno non sono informati, noi dovremmo informarli in qualche modo, non fare il paperone che sostengono una didattica che non si rende conto di avere un disabile in classe, molto spesso, il 90% dei ragazzi vivono molto spesso fuori dalla classe. E anche dovuto al tipo di tecnologie che vengono usate, che sono esclusive. Anche questa mi fa pena, vado subito avanti, non vorrei vedere l'uso delle tecnologie didattiche così, ma come era nel tavolo di Don Milani, perché molto spesso tecnologia vuol dire il tuo programma per te è chiuso in te stesso. È una cosa terribile, preferisco che si pasticci con la Gilla a questo punto. Allora, perché ci fa bene il software libero a scuola? E poi vengo a una sintesi e voi a casa magari vi guardate la mia presentazione con le idee che ho portato. Allora, i software liberi per la didattica, intanto abbiamo visto dalla ricerca che mi ha preceduto che gran parte di questi software vengono richiesti per i disturbi della comunicazione complessi. La NIC, allora, qui dobbiamo dividere gli applicativi per le libertà individuali, per l'autonomia, da quelli per la didattica. Il 90% sono applicativi per la didattica, perché quelli che fanno funzionare le autonomie sono una nicchia, sono pochi rispetto ai 130.000 disabili che ci sono. Fare scuola con programmi uguali per tutti è diverso che fare scuola con programmi che ha una persona, lo capite benissimo. Il software libero in Italia ce n'è tantissimo, documentato, e grazie al lavoro che abbiamo fatto con Lucia li abbiamo selezionati, lì è stato un crogiolo di pensiero. Ecco, il fatto che sia sul mio sito non è indifferente, il materiale che io vi metto a disposizione, giusto per dire la mole, 500.000 visite nel mio canale YouTube con le video guide per la didattica, 10.000 download di AraWorld, 10.000, di cui non so quante migliaia di insegnanti di sostegno hanno scaricato il programma che scrive per immagini con immagini di Alasac. È un fatto, direi, un certo volume di persone che ha capito che il software libero gli serve, ne ha bisogno. E già adesso che siamo appena usciti dalla fase demo con Simcar, che è il programma che scrivi online con le immagini, siamo a oltre 1.000 persone che lo stanno usando in demo, perché si può usare online. Allora, quando si parla di software libero, cosa vuol dire per la didattica? Vuol dire CMAP, vuol dire LIGI per me, vuol dire AraWorld, vuol dire LibreOffice, vuol dire OpenBoard, programma per le lavagne interattive. Io ho portato degli esempi che non so se avrò tempo di farvi vedere, di didattica inclusiva con comunicazione aumentativa, testo e addirittura un video che farcisce tutto, e la voce dell'insegnante che messa insieme ti fa il clip per la classe e per il ragazzo. Io insegno all'ITFA all'Università di Verona e dico sempre, si può fare lezione inclusiva, basta essere capaci, e voi acquisterete dignità nel consiglio di classe, non ti diranno vai fuori, stai zitto, mettiti da parte, se sei professionalmente capace di formare dei progetti che coinvolgano gli altri insegnanti. Se no sarai una mezza strada fra bidello e applicato di segreteria, perché molti insegnanti di sostegno hanno questo sentimento, il burnout è pazzesco. Adesso io mi porterò una collega che sta facendo un progetto fantastico con un bambino pluriminorato, però mi ha detto Fusillo io vengo, ma se gli dico anche che ho il burnout e l'anno prossimo ne voglio andare dalla scuola. Quindi non può essere così, dobbiamo formare questa gente a essere capaci di creare progetti. Il software libero è eccezionale. Qui ce ne sono alcuni esempi che ho messo sui loghi. È longevo, dialoga con tutti i sistemi operativi, a prescindere dalla macchina che ho, perché la tecnologia è diventata un imbroglio nelle nostre. A Brescia, quando mi hanno chiesto, io ho parlato di tecnologia imbroglio, ti ricordi? Perché? Perché molto spesso riempire le scuole di tecnologie, di software, significa imbrogliare i sistemi che non parlano più fra di loro. E allora dov'è l'inclusione? Prima di tutto deve essere tecnologica. Ci sono applicativi che permettono qualsiasi didattica. Si può, perché i software che abbiamo scelto noi viaggiano con tutti i tre sistemi operativi e poco sul web, perché il web, come vedete, c'è sempre un problema col web, quindi è meglio che siano ancora residenti. Dopo vado sul web per le utilità che mi servono, ma la gran parte è meglio che siano mio, di dominio mio, e che dialogo con i ragazzi. Cioè fare una presentazione con Impress è ben diversa che farla con Docs, con PPTs, perché si dipende dalla versione che hai. Con Impress la do a tutti e salvo il PDF accessibile che leggono i ciechi. Se la faccio col PPT la do in giro e non la leggono mica tutti i ciechi. Oggi parlerò in sintesi di queste risorse qua. Parlerò di Sodelino,
ISDIDA è una chiavetta che ho inventato io con software didattico per migliorare la didattica e facilitarla. Parlerò di Arawan Portabile, programma che scrive in comunicazione aumentativa in tasca, la metto nel PC e parte, con tutti con 20.000 pittogrammi inseriti. Parlerò del sussidiario per immagini, un portale che ho inventato io e che ha fatto il pastrone perché io non ero capace di farlo così bello, perché ha un motore di ricerca che permette di trovare le tavole fatte da persone che ce le hanno messe. Ce ne sono già un centinaio, e man mano che facciamo corsi, che facciamo iniziative, praticamente è un sussidiario fatto con le immagini. E poi vi parlerò della postazione di fronte, che è un utilizzo creativo della tecnologia. Non si compra niente, basta mettere il computer in un certo modo e va benissimo per i soldi, per gli HD, e vedrete come. È un premio di Endymatica, giusto per dire come la tecnologia, se la usi in modo creativo, diventa fantastica. Vedete link. Lì si può andare alle presentazioni che le descrivono per capirne di più. Allora, questo del mio sito l'ho già detto. Cosa ci posso fare con Sodi Linux? Posso fare aeroinformatica, postazioni personali, PC, riuso di PC, allestire PC come quello di Jacopo, comprato senza sistema operativo, gliel'ho appena fatto finché ero lì, durante il primo intervento gli ho fatto il PC a Jacopo, giusto Jacopo? Confermo. 10 minuti gli ho fatto il PC. E cosa risparmio? 300 euro a PC. Risparmio tutte le licenze e il sistema operativo robusto, non prende virus, dura 5 anni in rilascio, dialoga con tutti i sistemi, perché noi ci abbiamo lavorato a questo. La differenza da prima adesso è che il Sodi Linux di oggi è tanto come avere un Mac, uguale, non si impalla, non prende virus, puoi mettere quasi tutti i sistemi, i software, naturalmente quelli che abbiamo scelto, puoi avere anche una macchina virtuale come la mia, ti metti dentro anche Windows. Per esempio questa immagine qua in basso è un progetto di scuola in ospedale, per 6 mesi una ragazzina era in una stanza senza chiusa, col PC che non si è mai bloccato, nessuno andava dentro a toccarlo. Provate voi con altri sistemi a vedere se per 6 mesi tutto funziona. Costo zero. Questo è Andrea, 25 anni, ha imparato a usare il PC a scuola con la deformazione del monitor a 4 tastoni. Clicca qua, ascolta la musica. Tutte queste cose che io dico sono documentate in questa presentazione con dei video che io ho preparato, dove si vede Andrea che lavora, la Sara che fa il lavoro col touch, Christian che comincia a parlare impiantato a 7 anni e grazie ad Audacity vede il grafico della parola e dopo 3 mesi sentite che modula la voce, era stato impiantato 3 mesi prima. Queste sono, qualsiasi PC puoi installare. Abbiamo un ambiente per le tecnologie assistive che non è molto evoluto, cioè non ci sono programmi fortissimi come il puntatore oculare, però quella di far funzionare il PC col naso c'è, si chiama Evia Cam, non costa niente, va benissimo. Questo è lo staff, non dico niente perché l'ha già detto PC. Che cosa ha Sodi Linux di vantaggio? Longevità, software per tutti i sistemi operativi, basse esigenze hardware, lo potete installare su PC del 2005. Quindi voi potete avere delle aule informatiche, delle postazioni per la stabilità con PC che gli altri puntano. Ma non è perché noi siamo quelli i carrettieri, perché le esigenze di sistema operativo che hanno i sistemi di oggi sono estreme. Fanno cose che non ci servono. Quando andate in internet a macchina ferma vedete che continua a dialogare, perché? A noi non ci serve. Linux è vostro, il codice che passa è pulito, la tracciabilità non esiste. Basse esigenze, legalità, potete fare a Cosenza, abbiamo fatto una rete di scuole, quante sono Giovanni? 90 scuole amiche del software libero, abbiamo messo su un pool di persone che si occupa di andare a spiegare come funzionano. Quanto abbiamo fatto risparmiare la pubblica amministrazione? Non sappiamo quanto, e quanti disabili abbiamo messo in condizione di lavorare e di SA? Perché Sodi Linux ha 6 sintesi vocali, la possibilità di leggere i PDF, posso parlare e questo scrive. Ci abbiamo messo dentro tutto, perché il bello di Sodi Linux è stato l'incontro fra la ricerca che ha selezionato la qualità e il programmatore che ci ha fatto le condizioni. La scuola, no. Io che sono un po' insieme a Maurizio ed altri, qui c'è anche Paolo Mauri, Italian Linux Society, è stato sostenuto Sodi Linux da chi? Da una rete di comunità. Abbiamo, noi quando abbiamo un problema tecnico mandiamo una mail nelle nostre liste, 3.000 persone ci rispondono, la vedono, finché era facile.
Dov'ero? Che stava facendo un incontro, avevo bisogno di un software per scrivere la matematica. 5 minuti dopo è arrivata la risposta. Libero, che andava bene su Linux. È potentissima la rete. Su di Linux, dentro di sé, ha 50 videoguide. Questo è il sito delle videoguide, fatto grazie al CTS della Calabria. È eccezionale. È chiaro che il mio cuore batte per Linux, però abbiamo lavorato. Ah, questa roba qua è l'opuscolo che parla delle, adesso dovrebbe partire, dei software dedicati a e per fare cosa. Cioè non sono software assistivi, sono software per fare didattica, per fare scuola, perché poi dopo questi bambini, l'80% dei nostri ragazzi che non sono carrozzati ma che sono borderline, ma li vogliamo fare scuola insieme agli altri. Ecco, questi sono i software, sono di TAP, psicofisici, DSA, scuola a distanza e tavolo interattivo. Abbiamo pensato a tutto ciò. È chiaro che non è tutto, è parziale, ma siamo anche un gruppo tutto sommato quasi di volontariato. Ecco perché c'è bisogno da parte del MIUR che metta su, lo dicevo ieri alla ministra, e tu mandi una mail, io ne manderò 5 mail, no? Io e Paolo ci mettiamo lì, perché c'è bisogno di un dipartimento come ce l'ha la Spagna, come ce l'ha la Ginevra. Open Border noi lo usiamo in italiano perché l'hanno sviluppato in Svizzera, sì, e viene fuori dal Ministero della Pubblica Istruzione francese. Open Border è un programma strepitoso, vi farò vedere cosa fa. Permette di usare comunicazione aumentativa, testo, video, immagini e audio della persona, farcirlo in un video che può essere dato ai ragazzini per studiare, imparare e essere depositato nel sito della scuola. Open Border è eccezionale e l'hanno fatto gli svizzeri. L'Italia non ha nulla di ciò. Non può essere che li tengano il sito fusillo. Il MIUR fa, secondo me, un sito delle risorse certificate, selezionate da chi? C'è l'istituto di ricerca. E lo mette a disposizione di tutti, perché noi abbiamo costruito una dignità sulla stima, la reputazione digitale di questi anni, per cui qua io, guardando voi, vedo tutta la gente che nei loro siti, voi andate nei siti di CTS, tutti hanno il dipartimento del software libero. Ma perché non abbiamo fregato nessuno? Perché ci siamo comportati bene? Perché siamo seri? E anche i CTS sono seri. Cosa ci posso fare con questo dominio? Filippo che scrive e bambino tetraplegico e con il dito comincia a disegnare. La mamma l'ha portato a Medjugorje, l'ha portato a Lourdes, dappertutto, e poi ha scoperto che ci voleva solo di Dio per farlo disegnare. Software libero, e io ho cominciato a disegnare, ecco lì, vedrete il video. Questo è Andrea, grazie. Qualche volta aiuta, ma anche a voi, perché non sarà cosa ci porta voi. Questa è un'aula che ha fatto Sergio Loierzo giù in Calabria con computer che erano sotto scala da buttare. Ah, notizia fresca che non la sapete, qua la Lombardia che ha avuto 22.000 PC per votare che sono stati buttati nei sottoscala, le famose voting machine, le abbiamo fatte andare con su di Linux, un disco fisso di 16 giga, vero o falso che ti ho fatto il prototipo a te? Abbiamo già fatto un'aula informatica per vedere, abbiamo fatto postazioni speciali. La Lombardia ha speso 5 milioni di euro per fare 22.000 macchine, grandi così. Tutte queste cose si possono fare con su di Linux e anche gestire il PC col naso. Adesso vi faccio vedere. Ah sì, Andrea. Questo signore adesso ha 26 anni, l'ho incontrato alle medie. Qua chi vuole sente, ho tutti i diritti, carta stampata, perché io quando mi do da fare con la gente dico, senti, io mi do da fare con te, ma te la trai mica a te, tutto quello che roba che impari, mi firmi, se no ti mando a quel paese, cioè, le firme di tutti, padri, madri, così via. E a parte una bambina della scuola in ospedale, me l'ha ritirata a 14 anni, che voleva che si perdesse questa storia, perché è una storia andata bene e vuole che la vita, le liberatorie, le voglio per fare lezione. Ecco, questo è Andrea, a cascata. L'hai acceso? Funziona? Bravissimo. E pensate, questo è solo di Linux con 5 tastoni. Adesso lui non ha il c'era Windows, dopo 2 PC l'ASL non l'ha comprato, siamo nel Enrico Nord-Est, si arriva a 2 e poi basta. E quindi gli ho detto, senti, o so di Linux o nulla. Lui ha 26 anni, no, adesso 27, abita in montagna, 5 tastoni. Vediamo. È un po' difficile però. Vedo che ce la fai. Questa è la motivazione, perché sulla carta gli tirano via la pensione se lo vedono quelli della commissione. Perché? Vedete che col mouse va a pescare la X. Tetraplegico spastico al 100%, 104, accompagnamento, l'ira di Dio, c'ha tutto questo qua.
Però se lo vedessero funzionare con la mano sinistra non ho mai imparato a leggere e scrivere. Però l'intrattenimento nella vita conta o non conta quando uno pensa a un ausilio durante le medie? Certo. Sua mamma, grazie a suo divino, va a lavorare, vero? Lui si passa il pomeriggio, si guarda le sue cose, le partite, Radio Maria, si ascolta. Perfetto. Devi fare sulla, eccolo lì, sulla X, bravo. Provi due o tre volte, vero? Caso. Ci si deve anche divertire, vero? Pensate alla noia del disabile. Non vi dico che film guarda, vero? Bravo, sei fatto. Prova a ok, sta funzionando. Perfetto, sta caricando, perché qua siamo in montagna, è un po' lento, o no? Allora, ti piace guardare più Skype o guardare il film e sport? Tutte e due. Basta, sono divertita troppo. Qui c'è una storia con la mamma che la racconta. La racconta da quando era piccolo. Cosa è successo? Le lotte che ha fatto. Ecco, questo è Open Board, un programma strepitoso. Io ho fatto nascere Easy Dida per Windows, abbiamo in varie province l'abbiamo raccontato. È una chiavetta con tutti i software installabili, con dentro i video già, in modo che anche in Calabria, sulla Spromonte, si sono allestiti PC per DSA con le guide, eccetera. Mi arrivano mail da tutta Italia. Il più bello di tutti, secondo me, è questo. È questo qui. Doveva esserci il collegamento, ma no. Perché posso addirittura farlo andare da internet, scaricarlo. Adesso qua non so se c'è una vera connessione. Questa qui è una tavola che ho messo su internet. La scarico, una volta che uno se la scarica parte, quindi anche sui social può essere usata. Adesso mi dice apri con UBZ, perché l'avevo preparato con un altro browser, invece lo sto usando con allora, Open Board è un programma fantastico. Perché? Perché fa quello che ha bisogno un insegnante di sostegno per fare tecnologia inclusiva. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che introduce quei media che gli permettono di saltare le difficoltà. Introduce l'audio se gli serve l'audio, introduce il video se gli serve il video. Perché copia e incolla, cioè è un contenitore, un organizzatore. Vedete? E poi spiegare che al mondo c'ha dei bachi, ho fatto una guida che è online, l'unica guida completa in italiano. Un bacco è questo, che sforma le immagini. Però, vedete, qui c'è testo, qui c'è comunicazione per immagini, che non è detto solo per i disabili. In seconda e terza... E qui per spiegare che c'è più acqua che terra. Ti faccio girare la terra, lo capiscono tutti, vero? Ci sono 7 parti di acqua, ma andiamo avanti, possiamo anche fare un grafico. Il ragazzino autistico che mi ha spiegato, che ha capito le cose, cosa ha fatto? Ha preso il dito e ha trascinato, qua c'è la, ha trascinato questo qua, mi spiego, e mi ha fatto capire che ha capito. Perché una delle cose importanti da far capire è anche capire quando uno ha capito. Cioè, capito il bisticcio? E poi il ciclo dell'acqua, qua avevo preparato un'altra, però nella emozione, questo è un video con tanti pezzetti spezzettati, un ragazzino che li ha messi in ordine, ti ha fatto capire che ha capito il processo. Un ragazzino che non parla, io ho seguito un autistico alla fine della mia, sono in pensione da 2 anni. Un anno e mezzo. E qua la nomenclatura, la trascini con le dita, capito? La trascini con le dita, c'è un problema perché ci sono 3 monitor e allora lui si sta comportando da cani. Ecco, si sta comportando da cani. Meglio che esca, se non faccio figura il piffero. Vedete il podcast? Alla fine uno fa il video con tutto quello che ha fatto e te lo dà come didattica, che uno se lo accende e se lo spegne. Sapete cosa vuol dire farcela come didattica? Quella che vedrete fa un po'.
una mia corsista qua, una video lezione fatta con Simato, e Simato l'abbiamo portato noi alla ribalta dell'Italia con il webinar della Lucia che ha fatto Walter Mondorsi, con i miei che ho fatto su Dislessia Amica. Non so se qualcuno ha seguito questa roba, ho fatto un lavoro per l'AIDA, adesso ce ne sarà un altro, una formazione dell'AIDA, l'alta formazione ne verrà fuori un altro tra un po', ho appena finito. SIMAP è eccezionale come didattica inclusiva perché posso mettere la conoscenza a livello basso, non basso cognitivamente, essenziale, e ampliarlo con delle sottomappe dei contenuti. Qual è il software che mi include le disabilità? Quello che mi tiene tanti media differenti che incontra la mancanza della persona. Mi spiego, ecco perché sono importanti. E questa selezione, sto diciamo fuoco di lavoro, l'abbiamo fatta col CNR, con l'Istituto della Lucia. Prove, su applicativi per andare, se ne sono gli applicativi per le lavagne è un disastro. Ma quando io ti dico, te usa questo, vedrai che va bene, e tu lo usi se ti fidi. Se no ti perdi un sacco di tempo. Ma noi abbiamo valutato tutte le sfaccettature, ecco perché è importante che il CTS è. Io spero che da questi incontri venga fuori anche la coscienza che non può funzionare un organismo così grande se non c'è un organismo di selezione, ricerca, validazione. Perché? Perché rischi di proporre cose, didatticamente parlando, ecco, se loro valutano e selezionano le tecnologie assistive e ne hanno le competenze, alloggi che io veda chi ha le competenze sul software sono loro, l'istituto va potenziato, l'istituto, il minuto deve darci la possibilità di poter avere una finestra e una porta aperta in quell'istituto lì, perché continui a vedere cosa succede, perché c'è un sacco di ricerca di volontariato fatta col Fondo Sociale Europeo, CNR, VTD. In questa diapositiva, vado veloce, non ve la faccio vedere, sono le app per la comunicazione, sono eccezionali, qui c'è il link, potete seguirle. Ah, questa è, con sempre su dei Linux, fare una video lezione. Questo è un ragazzino dislessico che spiega il minimo comune multiplo, semplicemente con la telecamerina. Ma volevo farvi vedere Filippo. Questo Filippo qua, eccolo qua. Bene. Stiamo registrando un'attività didattica con il nostro Robertino, abbiamo costruito il tavolo interattivo semplicemente montando un monitor touchscreen e allestito con software didattico open source, in questo caso stiamo usando CDisplay, e il nostro Robertino è pronto a farci vedere che l'attività di memoria sonora acustica propedeutica al riconoscimento dei segni suoni che si fa all'infanzia. Se voi vedete, finché io parlo, Filippo, che si chiama Filippo, annuisce, è un bambino cognitivamente adeguato che non parlerà mai, problemi di vista che sta consolidandosi nello sviluppo, vedremo dove arriva, ma avrà una prospettiva di vita con le strumentazioni e con la possibilità di crescere e di imparare, non solo quando impara a leggere e scrivere in terza elementare, già da subito, anzi, può essere fatta tranquillamente anche con delle difficoltà motorie. Abbiamo legato in qualche modo con una cintura, adesso so che quelli dei qui che si metteranno, ma c'è un motivo perché l'abbiamo messo la fascia della motocicletta. La motocicletta, Robertino alla sedia, in modo che sia molto più libero nei movimenti. Adesso Robertino, che ha 4 anni, che ha già imparato un po' ad usare questo oggetto, ci mostrerà come inizia a riconoscere i suoni in memory. Vai Robertino. Cerca quell'altro. No. Fantastico, il nostro Robertino ha fatto 1. Dove sarà? No. Sapete qual è stato il risultato? Che tutta la sezione dell'infanzia voleva andare a fare le cose che facevano. No, quindi l'inclusione è la rovescia. Questa roba è... Eccola qua. Cosa ha significato per lui? La diapositiva successiva. Che lui ha fatto le attività, come gli altri, usando il disegno di TuxPaint, e qui c'è un tutorial che io ho fatto, voi potete seguirlo, disegnando, non è andato a Međugorje per fare questa roba qua, ha avuto una maestra, tra l'altro non specializzata, di Salerno,
molto brava, che si è messa a osservare il bambino. E cosa avrebbe potuto fare che fanno anche gli altri, ma che lui con le mani non poteva fare? E lui col dito il trascinamento, un monitor da 140 euro. Questa è la lezione che vi dicevo prima, fatta con Open Board. Kandinsky era un pittore, dipingeva con i colori. Per Kandinsky i colori sono musica e sentimenti. Il giallo indica gioia e il suono della tromba. Avrei da farvene vedere un disastro. Qui c'è un argomento di tutto rispetto, perché è la rappresentazione e l'arte di Kandinsky. Non è un argomento disabile. Questa collega di sostegno, con i ragazzi in gruppo, ha costruito sta roba, l'ha fatta per la specializzazione, e io scutto, vero? Me l'ha firmato, e ha fatto una lezione inclusiva. Io l'ho presentata per questo motivo. Vi parlo di Ara World. Chi non conosce Ara World? Voi alzi la mano chi non conosce Ara World. Facciamo prima, alzare la mano chi lo conosce. Ecco, questo mi fa piacere, perché questo vuol dire che quello che abbiamo fatto in questi anni, grazie anche a voi, Ara World è questa roba qua. Il primo ho visto, ad esempio, che negli slide di qualcuno precedente a me, Ara World è qui, in sottolineo è già implementato. È un programma eccezionale. Se non ce ne fosse stato il sistema RASAC, oggi sono qui, ecco qui, a scuola. Ecco, Ara World, dopo che l'abbiamo studiato, ecco, avete già capito, è un programma che permette di mettere immagini solo per gli altri. È nel sito di Sodelino, si scarica da lì, perché l'abbiamo scoperto lì, grazie a Ramella di Biella abbiamo fatto il primo progetto, dove era Ramella, perché l'aveva tradotto, poi dopo altri colleghi, scusate se mi dimentico di ringraziare qualcuno, perché qua c'è il CTS che ha finanziato Sodelino, quell'altro che ha finanziato Ara World, quell'altro che ci ha messo i soldi su Simca, quelli di Roma, quella di Pavia, quella di Novara. Quell'altri che la Mondelli, che è da sempre che mi batte un cuore da morire per il software libero. Cioè, noi abbiamo funzionato così, abbiamo finanziato di qua e di là. Questi sono i collegamenti per le video guide. Vado veloce a parlare della versione portabile. È una chiavetta, mi dice che devo stare zitto. È una chiavetta. Io sono riuscito, prima sbagliando la programmazione, perché io sono un insegnante come voi, uno che continua a smanettare finché dopo qualcosa fai. Quando trovi qualcosa che merita di metterci la testa, il tuo tempo e le critiche in famiglia che sei deficiente davanti a codici e cose. No, perché siamo persone normali, qualcuno dice che tu non sei da poter fare di più. Ma funziona così. La versione portabile di Ara World è eccezionale, perché noi abbiamo Ara World in chiavetta, programma per parlare senza bisogno di internet, lo posso copiare legalmente, si porta appresso 20.000 immagini di default, che sono quelle di RASAC, più ci metto le mie, avete visto che c'era la mia faccia là, ci potete mettere la scuola, il bagno, la casa, tutto. Quando copiate la chiavetta, copiate tutta la impostazione con le configurazioni che avete fatto. Funziona su una chiavetta normalissima, un PC anche scadente, e voi potete creare la chiavetta personalizzata di ogni ragazzina con le sue immagini, il suo plafond. A cosa serve? Ecco, ha un amplissimo spettro d'utilizzo, la possibilità di scrivere per immagini. Io qua c'ho anche dei video di Roberta, extracomunitari. Sarete voi a decidere a cosa serve. Le 10.000 download vuol dire che a qualcuno serve. E tanti dicono, ma la scuola, le logopediste, nelle loro scuole hanno studiato SimWriter ed altri programmi. Guardate, se il livello cognitivo di un ragazzino è borderline, hanno questi in mano, hanno le icone già lo stesso, cioè se uno invece di un'icona ne vedono due, non sono fuori,
su quelli molto compromessi è bene che usino uno e non gli andiamo a disturbare la vita. Però noi abbiamo visto che il numero di download che sono stati enormi, che ci sono ragazzini che usano Arawar con la loro pedista, scusate il contrario, si tratta con la pedista e Arawar con la scuola. Qual è il vantaggio? Che il nostro Arawar lo usa a scuola, a casa, con gli amici, dove vuoi. Le attività che fa, ecco, capite la differenza? È la circuitazione della competenza, della conoscenza che manca al software proprietario. Perché tu con me che costa 500 euro compri una licenza e poi è finito. Sapete quanti milioni avremmo risparmiato se avessimo comprato Arawar piuttosto che questi programmi qua? Arriviamo a Sinkai. Sinkai è l'evoluzione. Quando c'è stato l'aggiornamento di Windows 10, Arawar è andato in palla. Una fatica enorme per farlo funzionare. Perché i piani industriali delle aziende non sono mica i piani industriali dei disabili, vero? Gli aggiornamenti di Windows 10 hanno messo fuori gioco JAWS finché uno non ha comprato l'aggiornamento, ad esempio. Sinkai sul web ha bisogno di rete, però è eccezionale. Io scrivo quello va. Abbiamo già fatto progetti su questo a Pavia, a Brescia, dove sono andato dopo, a Potenza, insomma non mi ricordo neanche più, a Biella, all'Università di Roma, quella di Verona, e l'abbiamo testato con siamo 1000 persone più o meno che l'ha testato. Ah, un'altra cosa. Qual è quell'azienda che ha sparpagliato per l'Italia 3000 volontari che ti testano un programma e ti dicono il feedback? Ma chi è che se lo può permettere? Noi ce lo possiamo permettere. Quando abbiamo testato su di Linux questa versione Orizzonti, 50 persone hanno provato su di Linux nelle loro aule. Immaginate che feedback avere da 50 persone le criticità di un sistema. E gente come la Val d'Aosta che ha 300 installazioni, per dire, non una. Ecco, Sinkai è eccezionale, ve lo volevo far vedere in funzione, ma il tempo è tiranno e sono sicuro che quello che faccio non è sufficiente a dar ragione del valore di queste cose. Perché Sinkai legge karaoke, legge in scansione, è quello che serve all'insegnante. Se andasse la rete, io metto il mouse sopra il pittogramma e quello va, e non va, per pare perché ci vuole una rete sufficiente, perché la rete la sto, sono ancora la funzione gestisci mi permette in difficoltà, vediamo se va, e ecco, una parola va a casa. Questo va su tutti i dispositivi perché è un'applicazione web, lo trovo da qualsiasi parte, lavoro a casa, a scuola, da qualsiasi parte. Alla sintesi vocale, adesso col finanziamento che grazie all'interessamento del Dipartimento della Cagliarza, della Moda, non riusciremo perché io promuovo questa cosa, io non c'entro un tubo, stimolo che funzioni in un certo modo, perché loro non sono insegnanti, sono programmatori, che ha preso i soldi, è una onlus che ha uno scopo sociale di integrazione della marginalità, che la marginalità ce l'hanno anche gli ingegneri e i programmatori. Ad Asti c'è un onlus così e questa gente qua ha fatto Sinkai. Adesso penso un po', intanto è andata sul server Amazon che gestisce più di 1000 accessi contemporaneamente. Primo, avrà più lingue, potrà essere stampata e avrà tante altre funzioni che non ha. E inoltre mettere dentro anche delle risorse di immagini che non ci sono ancora. Sulle prospettive didattiche lascio perdere, vado veloce su questo concetto. Imparare è un diritto per tutti, a prescindere se sa leggere o se non sa leggere, perché mettere in moto i processi crea delle persone più intelligenti, perché un disabile a 30 anni che non gli ha insegnato mai niente, scusate la parola, è deficiente nell'accezione linguistica, non perché sia partito deficiente, perché non gli abbiamo messo dentro la sua testa nulla, ma se sa che cos'è la funzione clorofiliana, se sa che cos'è il ciclo dell'acqua, se sa che cos'è la metamorfosi, se sa qualcosa, e poi troviamo lo strumento per processa. E quindi noi dobbiamo, ecco che da questa idea che bisogna insegnare a prescindere dalla lettoscrittura, inventato il sussidiario per le immagini, un progetto che abbiamo patrocinato e inventato con Novara, che ci ha creduto, e la ringrazio perché avevo chiesto in giro, io sono mai in pensione, c'è qualche CTS che questa idea la vuole portare avanti, se non c'era Santa Modelli da Novara non l'avremmo messo in piedi. L'hanno fatto e abbiamo fatto.
grazie alla sua dirigente, abbiamo fatto partire il portale e sul segnale per immagini esiste ed è bello, operativo come il sole. E già voi potrete usarlo, aspetta che ve lo faccio vedere, assisti miei. È un portale gratuito, l'abbiamo fatto senza, qua non ci guadagnate nessuno, l'ho fatto così perché ormai quando uno è imparato a fare una cosa, a farne una in più, non è che il portale è questo, nasce da quell'idea lì che si deve insegnare sempre, entri dentro e c'è la biblioteca, uno sceglie la disciplina, so, tutto libero, le immagini sono libere, quelle che non sono di Arasac sono autocostruite dai bambini. Ci sono un sacco di progetti nelle scuole primarie dove per esempio hanno fatto la settimana dell'inclusione, i bambini hanno scritto storie, hanno scritto cose, l'insegnante di storia ha detto scrivi i romani in storia e sono finite qua. E queste sono tavole, per esempio le forme dell'energia, tecnologia, tutti trovi questa, per esempio ne hanno una a casa, neanche qual è, le facciamo in PDF e uno se le può scaricare. Da tutta Italia queste sono le tavole che si scarica dal sussidiario per immagini. Questo è un progetto fatto a zero di Verona, questo è un insegnante di seconda media, adesso mi viene in mente, che è sempre così. L'energia è fatta con acqua, vento e sole, è energia pulita. L'energia fatta con carbone, petrolio, nucleare, gas, è energia che sporca la terra. Lo sapesse il Ministero dell'Ambiente, saremmo a quel punto. Quindi, consiglio di guardare se studiare con me. Questa è l'idea, condivisione, collaborazione. Ecco, questa è un'altra tavola sui colori, per esempio, i tre condoni fondamentali. Questa l'ha fatta l'insegnante di arte, non di sostegno, e ha detto adesso me la do proprio nella classe normale. Un capitolo l'ha riuscita a metterlo dentro. La riflessione che ha fatto questo insegnante per mettere in tavole comunicative corredate da immagini, tra l'altro mi sono accorto che c'è un progetto di una ditta famosissima che ha fatto dei sussidiari divisi dai vari ordini, mi sembra l'Ausilia, sì. Bellissimi tra l'altro. E noi senza saperlo abbiamo fatto una cosa simile. Con i colori primari faccio tutti i colori del mondo. Di Zita ho parlato più o meno velocemente, non vi faccio vedere delle altre cose, vorrei farvi vedere Roberto, la Roberta, ragazza sorda che parla come noi, sarebbe da metterla sui giornali. Roberta, il cognome Mignoni, parte da una scuola speciale. Ah, qualcuno ha detto che sono chiuse speciali, le scuole speciali non sono chiuse, sono spolpate perché noi lavoriamo bene, ma nella mia scuola due ragazzi che hanno avuto troppi avvicendamenti sono ritornati alla scuola speciale perché il papà ha detto fusillo piuttosto che così, la porto alla scuola speciale del Dresden, che fanno delle cose fatte bene, e adesso le scuole speciali lavorano benissimo per andare a catturare il mal lavoro nostro, per cui noi ci teniamo i clienti 130.000 solo perché possiamo offrire qualità e servizio. Ma guardate che le scuole speciali non sono chiuse, sono aperte. Lo dico ai miei corsisti, se voi domani mattina il ragazzino della vostra scuola se ne va, è una perdita di valore, anche di posti di lavoro, di dignità, ma lavorando male sui ciechi, sui sordi, sui disabili, è chiaro che il genitore cerca, cioè dice intanto la Repubblica Italiana vedrà le soluzioni, ma io lo porto come serve, perché ha bisogno di crescere. Ah, voglio parlare della postazione bifronte, aspetta, eccola qua. Cos'è la postazione bifronte? È un'impostazione che permette di... Io ho lavorato per 6 anni con i sordi, perché all'inizio si entrava in ruolo o per i sordi o per i ciechi, ricordate com'era la volta. E per cui mi sono reso conto che il PC che avevo di fianco non potevo comunicare con il labiale, normale. E allora ho costruito con un PC a doppia scheda video una postazione, un tavolo, due tastiere, due mouse, due monitor, uno di fronte all'altro. E in questo modo io potevo sfruttare il labiale, l'emozione, l'imitazione, capire quando era il momento di fare e non fare. E l'abbiamo utilizzata, questa postazione di fronte, l'ho presentata in Dimatica, come vi ho fatto vedere il diploma, ci ha dato un premio, mi ha dato un premio. Ma l'ho messo perché qualcuno pensa che a volte le cose creative sono un po' sciocche. Io ne farò tante di cose sciocche, ma questa non mi capita sciocca, perché potenzia enormemente la possibilità comunicativa. Se poi ci metto in sottotitolatura su un ragazzo a un buon livello di comprensione, si alza tantissimo. Con la comunicazione aumentativa vado sulla parola casa, senti casa, e quindi la lettura karaoke migliora tantissimo. Questo qui, Robertino, ha una sindrome di charge, è passato dalla parola frase, arrivato alla prima media solo dicendo mamma, papà, caca, pipì, dopo 2 anni,
adesso mi porto all'università, l'insegnante che ha seguito questa cosa qua, dice io voglio andare al bagno. È un bel passaggio, vero? Perché è foriero di una serie di aperture, perché i piccoli conquisti di un disabile sono mondi che si aprono. Ecco, la postazione qui, cliccate qua, c'è la presentazione completa, la vedete, c'è addirittura, vediamo se si apre in un'altra scheda, come si fa a farla e quanto costa farla, costa 500-600 euro, addirittura ci ho messo dentro anche i prodotti che servono per comprare gli oggetti per farla. Se la possono fare tutti gli insegnanti, qua ci ho messo dentro anche i materiali, perché l'ho fatta, perché me l'ha chiesta lui che è dato a spiegarla. 590 euro la fate, doppio schermo, doppio monitor, e non è un ausilio da comprare, è un'impostazione da fare. Anche i software che abbiamo usato, Audacity per la voce, il programma che sottotitola, questi sono tutti esperimenti. Questa è una bambina Down, per esempio. Questa bambina Down, grazie alla postazione bifronte e la comunicazione aumentativa, è passata dal punto A al punto B. Perché se tu usi l'immagine, il ragionamento, che non ha bisogno di passare da testo a rappresentazione, fisso la rappresentazione, memoria a breve termine, processo di quella conoscenza lì, ma la zona prossimale si alza e tu accedi a zone di funzionamento che erano inaudite prima, perché insomma il geometra non parla di una casa senza il disegno sotto il naso, vero? Chi è che si comprerebbe una casa così? Voglio dire, ci si sposa con la foto almeno di una ragazza. Allora, le cose che si fanno anche ridere, no, ecco, vi voglio far vedere questo. Questo è Christian. Qua vi dico l'epilogo di Christian. 8 anni, impiantato, papà fa parte di un'associazione, non voleva assolutamente l'impianto, è nato il secondo figlio, sordo anche lui, l'ha vinta la mamma, qui lo hanno impiantato a un anno e parla. Christian, si chiama Christian, c'ho le foto e la firma, no. Questo è Audacity, programma libero che permette di mettere in grafico il suono, perché lui all'inizio lo buttava via appena impiantato, non voleva averlo, ancora quelli vecchi esterni, e con Audacity lui doveva imitare i miei suoni, seguito da un logopedista, perché io non sono un logopedista, facevamo continui incontri con il logopedista, ci dava una scaletta di lavori, è spiegata nella presentazione. Lui guardando me e vedendo il grafico capiva che era... Poi comincia a giocare. Scopre il suono, ha cominciato invece di fare faceva solo così, poi così, poi ha cominciato questo ragazzino a modulare la voce, a capire che esiste la possibilità di modularla, ma siamo a livelli primitivi, l'hanno impiantato perché andava sotto il camion, le strade, non sentiva le macchine passare, non vedeva, cioè lui, bambini soli sono anche un po' impegnativi, partono e traversano, era una preoccupazione fortissima. Ve lo faccio vedere dopo 3 mesi. Eccolo che comincia. Vedete con gli occhi, guarda di qua, guarda di là. La scansione visiva di un ragazzo sordo è eccezionale. La capacità a mirare e di essere preciso nel guardare, strepitosa. La ragazza sorda che seguivo io era campione regionale di tiro a segno. Mi diceva, sai prof, loro quando sparano prendono paura, io tiro via le protesi e faccio tutti i piatti. Guardate a vedere, questa è la campionessa regionale di tiro al piattello del Veneto, si chiama Roberta. Eccolo che comincia a modulare. Adesso però, ve lo faccio vedere dopo 3 mesi. Scusate. Ne avevo preparate di belle, la più bella è la Roberta. Sentirete come parla la Roberta, fa paura, sta bene che parla. Quella lì era la mia presenza sul calendario. E si è accorto che io a un certo punto smettevo di andarci, diceva qua non viene. Questi erano gli esercizi dati dalla logopedista, lunghezza di suono, tensione del suono, diverse, è lei che ha deciso, io ero l'attrezzo del lavoro della logopedista, vero?